Ciao a tutti e benvenuti nel canale Nature Project. Oggi vi parlerò di un insetto australiano molto interessante ed anche molto semplice da allevare in casa, ovvero l'insetto foglia secca australiano, il cui nome scientifico è Exatosoma tiaratum. Il termine latino tiaratum significa con la tiara e si riferisce alla forma conica della testa che sembra munita di un copricapo, noto come tiara, che era un antico segno di distinzione presso molti popoli asiatici. Ebbene sì, in Australia non vi sono solo serpenti e ragni velenosi, infatti questo insetto erbivoro, che nonostante l'adulto, in particolare la femmina, arrivi a misurare fino a 18 cm di lunghezza ed abbia un addome ricurvo che le dona un aspetto piuttosto minaccioso, che ricorda a grandi linee uno scorpione, in realtà non è dotato di nessun pungiglione ed è totalmente innocuo. La specie presenta un elevato dimorfismo sessuale. Abbiamo infatti il maschio, che è di circa 10 cm di lunghezza, affusolato, le antenne sono più lunghe di quelle femminili e con un numero maggiore di segmenti distensibili, con cui è in grado di captare ed elaborare stimoli di varia natura provenienti dall'ambiente esterno. È inoltre munito di ali sviluppate e funzionali atte al volo. La femmina è lunga fino a 18 cm, anche se in genere si aggira tra i 13 e i 15 cm, ha un corpo massiccio con antenne più corte del maschio. Il torace e le ali sono brevi e inadatte al volo. L'addome presenta diverse spine che nel maschio sono assenti. Inoltre, nelle zampe posteriori presenta delle spine più grandi che usa per difendersi. In entrambi i sessi, i femori e le tibie delle zampe presentano caratteristiche espansioni laminari con i margini dentellati che ricordano delle foglioline secche. La femmina, se disturbata, cerca di difendersi con le zampe posteriori ed emettendo allomoni, ovvero dei composti con un caratteristico odore con lo scopo di dissuadere eventuali predatori. Anche il maschio può emettere allomoni, ma non potendo difendersi, preferisce la fuga. Le uova, di forma ovale, hanno un diametro di circa 5 mm. La cosa davvero interessante è che esse assomigliano in tutto e per tutto ai semi di una caccia australiana. In questo modo esse vengono raccolte dalle formiche della specie Leptomyrmex erythrocephalus e portate all'interno del formicaio. In questo modo il formicaio diventerà una sorta di incubatrice dalla quale poi usciranno indisturbate le neanidi che, per evitare di essere divorate dalle formiche, assomigliano moltissimo alle formiche stesse. È molto interessante notare che non solo assomigliano a formiche, ma anche corrono instancabilmente proprio come farebbe una formica. E non come farebbe un insetto foglia che, a dire il vero, si muove in modo molto lento ed ondulando, come farebbe una foglia mossa dal vento. Già dopo alcuni giorni il comportamento e la colorazione da formica si riduce drasticamente e dopo la prima muta le neanidi di seconda età hanno il corpo uniformemente marroncino e con le espansioni laminari a forma di fogliolina nelle varie zampe, imitando quindi le foglie secche di eucalipto. Nel corso della loro vita, questi insetti imitano quindi tre diversi organismi: i semi di acacia, le formiche australiane e le foglie di eucalipto. Questo per me costituisce un esempio di come la natura possa essere davvero ingegnosa. Un altro tratto interessante di questa specie è che la colorazione dei giovani può variare notevolmente durante la crescita, a seconda delle condizioni in cui essi vivono. Ad esempio, generalmente la colorazione varia dal marrone al rosso, ma in condizioni di elevata umidità possono diventare verdi. Infine, se sono presenti molti licheni attorno, tendono ad imitare la loro colorazione, diventando di colore verde acqua lichene con striature nere. In natura l'alimentazione è costituita da foglie di eucalipto, ma in cattività li si può nutrire anche con rovo, quercia e nocciolo. A partire dalla terza età, sull'addome delle neanidi femminili si formano delle protuberanze spinose sempre assenti in quelle maschili. Le femmine adulte vivono diversi mesi e sono poco più longeve dei maschi e raggiungono la maturità circa un mese dopo l'ultima di 6 o 7 mute. Nel corso della loro vita depongono in totale circa 400 uova. Se fecondate, depongono ogni giorno 3-4 uova anfigoniche che schiudono dopo 4 o 5 mesi di incubazione. In assenza di maschi depongono uova partenogenetiche, dalle quali dopo 7-8 mesi nascono solo femmine. E se ti è piaciuto il video iscriviti al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornato.
lascia un mi piace e un commento. Ci vediamo al prossimo animale.